Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un'altra Power Station della Polar, modello M1200L, una Power Station con batterie litio-ferro-fosfato, 1120 watt-ora, 1200 watt nominale, 2600 watt di picco. Guardate che bel display, uno dei display più belli che abbia mai visto nelle Power Station, con tantissime informazioni in entrata, in uscita. Autonomia della batteria, durata ancora rimanente di utilizzo, tempo rimanente per poterlo ricaricare, che si può ricaricare sia con i pannelli solari o gli altri metodi classici. Abbiamo anche un caricatore particolare che adesso vi farò vedere. Allora, per questa Power Station voglio farvi vedere tutto dall'inizio, da quando mi è arrivata, avvolta nel cielo, farne ben imballata, assieme anche ad un tagliasiepi che mi hanno inviato appositamente per testarli insieme. Beh, ho fatto l'unboxing immediatamente, quindi direttamente come mi trovavo in esterno, ho tolto tutto il cielo, ho aperto le varie confezioni. Beh, la Power Station innanzitutto mi è piaciuta per la sua bellezza, perché è fatta davvero molto bene, mi ha colpito sin da subito. Ma ho fatto ovviamente anche l'unboxing dei pannelli solari, li ho messi direttamente al sole e ho iniziato a ricaricare la Power Station, che nonostante il sole non fosse proprio a favore, quindi non era esattamente a 90 gradi rispetto alla superficie dei pannelli, sono riuscito a ricaricarla con 150 watt e sono dei pannelli da 200 watt. Quindi diciamo che effettivamente come prestazioni, nonostante la situazione non proprio favorevole, insomma, hanno caricato benissimo. Ho raggiunto circa il 75% di ricarica, beh, mi sono messo subito al lavoro e avevo del gelsomino che effettivamente era un po' abbandonato, aveva delle dimensioni un po' eccessive e la stessa ringhiera attorno alla quale si era avvolto soffriva, comunque esteticamente non mi piaceva. Quindi alimentando il tagliasiepi con questa Power Station sono riuscito a sfoltirlo. E sia il tagliasiepi che la Power Station si sono comportati benissimo. Una giornata caldissima, ma avendo comunque un buon sistema di areazione e di raffreddamento, le ventole generose hanno fatto il loro lavoro, si sono accese, quindi la Power Station ha continuato a lavorare nonostante il sole e nonostante il caldo. Adesso però torniamo in interno e vi faccio vedere le caratteristiche, sia estetiche perché è davvero bellissima, che le caratteristiche tecniche riportate sui manuali di istruzioni. Ma vi ricordo che vi lascerò ovviamente giù nel primo commento nella descrizione un link per poterla acquistare ed un codice di sconto per avere uno sconto, pagarla meno di 1000 euro. Il pannello solare, tra l'altro, è particolare, quindi aspettate ora che arriva il loro turno perché devo farvi vedere un dettaglio interessantissimo. Adesso cambiamo inquadratura e guardiamola. Allora, ragazzi, io per questa Power Station voglio farvi vedere tutti i dettagli, la cura che hanno messo nella costruzione, nei componenti. Guardate il display. Abbiamo sia l'alimentazione che arriva per la ricarica, utilizzando quindi questo adattatore che adesso vi farò vedere, quello che arriva dai pannelli solari, poi l'uscita in watt dalla corrente continua e anche per la corrente alternata con onda sinusoidale pura. E abbiamo ovviamente tutte le varie icone che ci indicano quello che stiamo utilizzando, l'allarme eventualmente di temperatura. E questo cerchio indica sia la percentuale di batteria, in questo caso 72%, tempo rimanente sia per quanto riguarda la carica che per quanto riguarda l'utilizzo. Infatti abbiamo 99 ore perché per adesso non la stiamo utilizzando. Guardiamo anche la parte superiore, guardate che bella finitura. Hanno davvero una cura maniacale per i dettagli, pure nell'impugnatura. Quello che voi vedete qua di colore diverso è gomma ed è una gomma ammortizzata. Infatti, quando l'ho sollevata la prima volta temevo che fosse assemblata male, invece è ammortizzata, è piacevolissima pure da impugnare. Anche la parte superiore, guardate il sistema di ventilazione con questi due bocchettoni, sembrano delle turbine. Questo è un LED, dobbiamo ovviamente mantenerlo premuto per qualche secondo e fa anche una bella luce. Abbiamo diversi tipi di funzionamento, quindi luce alta, luce bassa, lampeggiante e poi sistema SOS. Tornando nella parte frontale, vediamo ovviamente le uscite in corrente continua con i classici jack attivabili da questo tastino e come vedete qua si attiva anche l'icona accendendo e spegnendo. Questo invece per quanto riguarda la corrente continua con le prese USB, eppure in questo caso si attiva l'icona dell'USB, e questo invece per quanto riguarda la corrente alternata. Come vedete, se lo premo una volta non succede nulla. Bisogna mantenerlo premuto perché in questo caso abbiamo la 230 volt, quindi deve essere una pressione volontaria. Dobbiamo essere consapevoli che si è accesa. E anche in questo caso abbiamo l'icona che ci indica la corrente alternata, quindi abbiamo tutto acceso e tutte le varie icone dei vari funzionamenti. Spegniamola quindi mantenendo premuto, in questo caso invece bisogna premere solo una volta. Da quest'altra parte abbiamo invece l'uscita per quanto riguarda la presa tipo accendisigari, sempre 12 volt.
E da quest'altro lato invece abbiamo l'ingresso. Per quanto riguarda l'ingresso, però, abbiamo anche quest'altra parte perché possiamo ricaricarla con diversi tipi di ricarica, come vi dicevo poco fa. E io la ricarica con i pannelli solari l'ho effettuata proprio utilizzando questi collegamenti. Diamo un'occhiata al manuale di istruzioni della Power Station, che come vedete è scritta perfettamente in italiano. Quindi diamo un'occhiata al suo interno. Troviamo tutte le varie indicazioni sull'utilizzo, la spiegazione dei vari componenti, le indicazioni anche delle varie icone sul pannellino frontale e qua troviamo le caratteristiche tecniche, quindi il modello M1200L, 1120 Wh, batterie litio ferro fosfato, 230 V, 50 Hz onda sinusoidale pura, come vi dicevo poco fa, 1200 W nominali, 2600 W per quanto riguarda il picco, 3-5 secondi. Poi per quanto riguarda l'alimentazione e la ricarica in corrente continua, massimo 200 W, ricarica solare 200 W, invece la ricarica rapida è massimo 500 watt, vi farò vedere anche questo. Poi quello che riguarda invece le varie prese, sia USB che corrente continua, abbiamo diverse tipologie di uscita. Quindi oltre alle power delivery da 100 watt, power delivery da 18 watt, le classiche prese USB, sia la quick charge che la classica, quindi la classica presa USB di tipo A. Abbiamo anche le uscite che vi ho fatto vedere poco fa in corrente continua, 12 volt 8 A, 12 volt 10 A, il consumo di 4 watt per quanto riguarda il LED, il peso 16 kg e il numero di ricariche 1000. 1000, ma dopo questi 1000 non smette di funzionare. Semplicemente arriva, come tutte le batterie, le power station che hanno il litio ferro fosfato, all'80% delle sue prestazioni. Poi possiamo continuare a utilizzarla senza nessun problema, avendo un minimo di prestazioni in meno. Ma 1000 ricariche per una power station di questo tipo significano tantissimi anni di utilizzo. Come sempre, per fare la prova in interno, anche se c'è un caldo da morire, utilizziamo le pistoline per aria calda che sono relativamente silenziose e mi permettono di parlare durante l'utilizzo. Allora, collego la prima. Questa assorbe fino a 1800 watt, quindi in teoria superiamo di tantissimo i watt dichiarati. Ha un picco di 2600 watt per 3-5 secondi, ma vediamo come va. Mettiamolo un attimo al massimo a 1800 watt, non so se riuscite a vedere il display, spero di sì. Accendiamo la nostra pistolina, sentirete anche il rumore delle ventole che sono rivolte verso il microfono. E abbiamo 1600. Quindi 1700, siamo abbastanza al di sopra, abbiamo 1200 watt dichiarate, quindi 1800 quasi siamo arrivati, se ho visto bene. Va bene, ok. E ovviamente dopo un poco si interrompe perché siamo andati oltre il massimo. Mi avvisa ovviamente lampeggiando l'icona che è andato in overload, quindi un sovraccarico, ma per un utilizzo normale fino a 1200 watt non ci sono problemi. 1200, 1200 qualcosa riesce a farli senza nessun problema. Proviamo, così abbiamo 750 watt. Colleghiamo anche l'altra che dichiara 350 watt, ma sono sempre di meno, arriviamo a circa 300, poi dipende dalle giornate. E vediamo, in questo caso saremo attorno ai 1000, 1000 qualcosa, infatti 1050, 1060 va benissimo. Per un utilizzo normale è una power station che ci permette di alimentare diversi dispositivi. Da questa parte abbiamo il tempo rimanente. Cambio inquadratura e vi faccio vedere. Allora, in questo caso abbiamo il tempo rimanente, quindi 0,6, perché 1200 watt/ora, 1100 watt/ora, abbiamo 1100 di consumo e abbiamo il 70% di batterie, quindi indica effettivamente i dati che riguardano consumo, durata, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la ricarica, quindi prendiamo l'apposito dispositivo che si trova all'interno di questa scatola e, come vedete dalle immagini, va collegato alla presa di corrente di casa e poi alimenta la power station, quindi la ricarica. Allora, abbiamo questo simpatico aggeggio, utilizziamolo per ricaricare la nostra power station. Come vedete, qua abbiamo questo connettore Anderson che va collegato nella presa laterale che vi ho fatto vedere poco fa. Da questa parte abbiamo i due LED, uno rosso e uno verde, che si sono accese appena ho inserito la corrente elettrica da questo lato. Abbiamo anche una ventola per raffreddare pure il caricabatterie e qua abbiamo questa impugnatura ammortizzata. Allora, colleghiamo il connettore nella porta specifica, quindi si apre questa piccola porta
Si inserisce il connettore che tra l'altro ha anche questo si di sistema per poterlo poi sganciare con facilità. Ok. Si è accesa l'icona di colore rosso e come sentite si è accesa la ventola del nostro adattatore, il nostro ricaricatore e qua abbiamo riportato il valore. Cambio inquadratura anche in questo caso, ve lo faccio vedere meglio. Quindi come possiamo vedere da questa parte abbiamo un ingresso di 525 watt, nulla in uscita. Proviamo però mentre è sotto carica a utilizzare le uscite in corrente continua e poi facciamo la prova anche con le uscite in corrente alternata. Allora, per fare questa prova, semplicemente per vedere se funziona anche mentre è sotto carica, come vedete già abbiamo raggiunto il 70%, quindi come carica è veloce. Vediamo con questo piccolo ventilatore stile vintage che consuma pochissimo, ma a noi interessa vedere se funziona mentre è sotto carica. Quindi accendiamo, come vedete abbiamo semplicemente un watt, poco più di un watt, 1 o 2 watt per questo ventilatore, funziona perfettamente. Accendiamo anche la corrente alternata come sempre mantenendo premuto. Quindi si accendono anche le ventole, accendiamo la nostra pistolina d'aria calda e come vedete funziona anche sotto carica, quindi ci dà la possibilità di utilizzare i nostri dispositivi mentre è sotto carica, sia per quanto riguarda l'utilizzo con i pannelli solari che per quanto riguarda l'utilizzo con la ricarica in questo modo. Quindi proviamo a staccare anche l'alimentazione e vediamo se funge, diciamo, da UPS. Quindi facciamo finta, ok. In questo caso simuliamo un blackout e come vedete continua a funzionare tutto. Abbiamo il nostro ventilatore acceso, abbiamo la nostra pistolina d'aria calda accesa, quindi riesce ad alimentare. Però c'è un però, mi sono accorto che se io attacco di nuovo l'alimentazione in questo modo non va sotto carica. Quindi se poi ritorna la corrente, insomma, diciamo, non si avvia la ricarica, bisogna togliere il connettore. Ok, ho fatto volare il ventilatore e poi reinserirlo. In questo modo va di nuovo sotto carica. In questo modo sì. Ok, quindi riesce ad andare e riesce a darci un po' di autonomia ai nostri dispositivi se va via la corrente, però se poi ritorna non si ricarica. Quindi non funge da UPS. Però può darci la possibilità in caso di blackout di continuare, insomma, a far funzionare quello che era collegato. Per quanto riguarda invece i pannelli solari, ovviamente in interno non possiamo utilizzarli, non posso nemmeno aprirli del tutto perché lo spazio non me lo permette. Però innanzitutto sono dei pannelli pesanti, fatti bene, non sono dei pannellini economici e come pannelli sono fatti davvero benissimo, non riesco a farveli vedere in questo modo. Comunque hanno dei sistemi con dei magneti per poter sistemare il tutto e mettere tutto ordinato per bene. E qua sopra abbiamo quindi questa uscita, come vi dicevo, per poter alimentare e ricaricare tutti i dispositivi USB, sia USB tipo C che USB di tipo A. Dalla parte opposta abbiamo diversi tipi di connessione: Anderson, il classico spinotto per la corrente continua. E poi i due connettori MC4, quindi possiamo utilizzarli volendo se abbiamo anche altre power station per ricaricare altre power station o comunque connetterci ad altri dispositivi che abbiano questi attacchi standard. E non tutti i pannelli hanno tutte queste connessioni direttamente nella parte finale, bisogna utilizzare adattatori eccetera. Qua invece abbiamo la possibilità di sfruttarli scegliendo quelli che preferiamo e collegandoli ai dispositivi che abbiamo a disposizione. Allora, ad essere sincero, io però questa power station l'ho ricaricata più che altro con i pannelli solari. Questa è stata la prima volta che ho utilizzato questo caricatore rapido e devo dire che obiettivamente la ricarica è sicuramente più veloce con la ricarica rapida grazie a questo dispositivo, però anche con i pannelli si ricarica velocemente. Poi bisogna avere il sole a favore, non devono esserci giornate nuvolose eccetera eccetera, ma un sistema come questo di power station fino a 1200 watt per campeggio, per quelle situazioni nelle quali non si ha a disposizione anche in un appartamento la corrente, si vuole alimentare temporaneamente per poter sfruttare alcuni dispositivi o in viaggio appunto con i pannelli estensibili, riusciamo a ricaricarla e grazie a questi pannelli avere anche quelle due famose prese che vi ho già detto. Per me è una power station che funziona bene. Tra l'altro ho avuto la possibilità di testare anche il tagliasiepi, che non voglio recensirvi
però sinceramente avendolo provato devo dire che effettivamente è andato bene, ha la protezione pure a due mani, mi ha permesso di tagliare con velocità e devo dire che mi ha dato anche una buona sensazione di solidità. Vi lascerò il link così andate a dare un'occhiata pure al tagliasiepi. Per quanto riguarda questa Power Station, per me è promossa, bella, fatta bene, un design curatissimo, tantissime informazioni sul pannellino frontale. E ragazzi, ditemi se avete mai visto una Power Station così bella, così curata, fatta bene, curata in tutti i dettagli, sia per quanto riguarda l'estetica che per quanto riguarda le informazioni sul pannello. Davvero molto ricca, a me è piaciuta. Se piace anche a voi, andate a dare un'occhiata al link che vi lascerò. Cercate il codice di sconto che è scritto giù nel primo commento nella descrizione per poterla pagare un pochettino di meno. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione lì giù. E ci vediamo a tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!